Bene, allora benvenuti. Vediamo adesso come usare sempre Colab, sul quale avevo fatto qualche mese fa, forse addirittura un anno fa esattamente, un video, questo qui, per usare Open Data per analizzare dei dati sul Covid. Però adesso lo rifaccio un secondo per farvi vedere come usare sempre Colab, ma in maniera un pochino forse più semplice. Allora, innanzitutto cos'è Colab? Allora, Colab è questo strumento con cui si entra semplicemente cercando la parola chiave Colab su Google. Abbiamo Google Colab e a questo punto possiamo fare un nuovo blocco note oppure usare un indirizzo fornito da qualcuno su internet. Quando si entra dentro un notebook, quindi un blocco note, come lo chiama qua, abbiamo a disposizione sostanzialmente un Python. Python è il linguaggio, diciamo, coltellino svizzero del XXI secolo, almeno al momento, e permette di fare sostanzialmente qualunque cosa. In particolare è dotato di una serie di pressoché enorme di librerie, di cui una che è quella che noi usiamo più spesso, che si chiama Pandas, che permette di gestire dei dati. Allora, quando si entra dentro il notebook, la prima cosa da notare è che abbiamo RAM qua sopra e abbiamo una RAM di circa 12 GB, in realtà qualcosina di più, e abbiamo a disposizione circa 23 GB di disco. Adesso non le useremo probabilmente tutte, ma queste e non vedremo in dettaglio come usare questo spazio, ma vediamo come utilizzare, come abbiamo già fatto anche sul Covid, un set di esempio sui dati del Titanic per lavorarci e farci un po' di statistiche anche qui. Allora, la prima cosa da vedere è la versione di Python, che al momento è la 3.8.16. È leggermente vecchietta perché adesso siamo già alla 3.11, però mi sa che tra poco dovrebbero aggiornarla. E la cosa più semplice in assoluto che si può chiedere a un notebook è di realizzare una cella in cui scriviamo dei comandi. Vedete che le celle sono di due tipi: quelle le celle di tipo codice in cui ci sono dei comandi, e delle celle di tipo testo in cui potete mettere delle informazioni, diciamo, testuali, documentari. Allora, noi nel primo caso abbiamo messo una cella in cui diciamo una variabile uguale a un certo numero e poi facciamo semplicemente il play. Quindi facciamo un attimo il play di questa cella. Vedete che facendo il play eseguiamo questa istruzione, che è un'istruzione che non è Python perché c'è il punto esclamativo e permette di eseguire, diciamo, qualche cosa al di fuori di Python. Vedremo in altri video che qui è possibile fare delle cose molto complicate, tra cui installare dei pezzi di Python e cose del genere. Numero di giorni di gennaio 31, facciamo il play e vediamo che ci stampa numero di giorni di gennaio, che l'abbiamo ottenuto stampando con print, aperta parentesi, questa stringa più il numero di giorni di gennaio, che era un numero trasformato in stringhe. È tutto molto elegante, molto semplice, nel senso che se noi non ci ricordiamo come abbiamo chiamato una variabile, possiamo aspettare un secondo e poi fare tab e lui ci autocompleta, diciamo, la variabile che vogliamo scrivere, il che è molto interessante. Adesso vediamo che noi usiamo questo dataset che si chiama Titanic, che sono i dati di tutte le persone che sono salite a bordo del Titanic nel famoso evento del 1911. E, qui tra parentesi io ho trovato le colonne che sono Passenger ID, Survived, eccetera, e per capire meglio il significato delle colonne l'ho chiesto poi a OpenAI chat, e lui me l'ha dato ed è questo, che direi che è abbastanza semplice. Quindi sappiamo quali colonne abbiamo. Di queste colonne a noi ci interesserà soprattutto sapere
per dire il sesso, maschile e femminile, la classe in cui sono, prima, seconda, terza classe, ed eventualmente quanto hanno pagato adesso qui non è chiaro se siano in sterline o in dollari, dell'epoca. Comunque vedete che c'è la differenza, è abbastanza grande, e leggere questo dataset usando appunto il notebook è abbastanza semplice, basta ottenere il link, l'ho ottenuto andando praticamente su GitHub, andando a prendere il dataset corrispondente e poi chiedendogli la versione RAW, cioè quindi c'è proprio un tastino che permette di cercarlo. In altri casi ci potranno essere dei modi leggermente diversi. Comunque l'unica cosa è riuscire a trovare su internet, diciamo, come una URL che tira giù direttamente i dati in formato CSV. A quel punto usiamo il pandas, che è quello che mi hai detto prima, e leggiamo tutti i dati da questa URL e la mettiamo dentro un dataframe DF, dataframe di pandas. Poi stampiamo il dataframe e qui ci fa vedere le prime righe e le ultime. Quindi vediamo che abbiamo, sappiamo che abbiamo un po' di dati, possiamo lavorarci sopra e ad esempio possiamo lavorarci sopra per vedere delle statistiche, per esempio vedere quanto della gente imbarcata era maschile o femminile e possiamo sapere in che classe sono, cioè se era in prima, seconda, terza classe. Questi dati in formato numerico sono scarsamente utilizzabili e quindi utilizziamo la versione. Allora, innanzitutto vediamo subito questo DF, che sarebbe il nostro dataframe, prendiamo la parte di sesso e gestiamo il value counts. Value counts è la statistica più elementare che ci dà appunto queste informazioni. Però lo facciamo con plot che ci permette di visualizzare direttamente, diciamo, un diagramma. Possiamo visualizzare il diagramma in formato pie, torta, e che verrebbe fuori così. Oppure possiamo anche prendere, non so, tipo bar, ci sono alcune varianti. Bar te lo fa vedere praticamente così. Io ritengo che il formato più semplice è la visualizzazione a torta, perché è più immediata. Poi possiamo anche vedere la distribuzione in classe, prima classe, seconda classe e terza classe, e quindi vedete che sostanzialmente sul Titanic c'erano più persone in terza classe e poi a scendere in prima e poi in seconda. Quindi fondamentalmente c'erano più della metà delle persone del Titanic erano in terza classe. Dopodiché possiamo anche suddividere le persone che c'erano sul Titanic in classi di età. Quindi per esempio se vogliamo, questo viene chiamato bucketing, allora si può ottenere i bucket di età e lo si fa con l'istruzione, in questo caso PD sta per pandas e cat, e questo praticamente definisce, data una colonna, la infila praticamente in una serie di intervalli di valori. In questo modo noi possiamo mettere questi intervalli di valori, mettere delle etichette corrispondenti e anche qui ottenere a questo punto, dato il data frame dei bucket dell'età, facciamo i value counts per vedere come sono distribuiti e poi lo stampiamo, facciamo una visualizzazione grafica con un diagramma a torte. A questo punto vedete che quello che è interessante è che vediamo che la maggior parte, le classi più rappresentanti sono quelle da 20 a 29 anni e da 30 a 39, che fra tutte e due occupano più di metà di tutte le persone imbarcate. Poi possiamo anche fare, per esempio, una distinzione per vedere se c'è una differenza, quindi prendiamo il dataframe, cerchiamo tutte le colonne con DF sex uguale female e otteniamo un dataframe solo con le donne e la stessa cosa con gli uomini e possiamo rifare, diciamo, il bucketing
dell'età, ma soltanto per le donne. A questo punto vediamo che sostanzialmente è identico, cioè quindi c'è una sovrapposizione, varia leggermente nei bambini 0,9 o 40-49, ma sostanzialmente la distribuzione in età è simile. Ecco, forse l'unica cosa che gli uomini avevano età maggiori, perché vedete che abbiamo qui una classe 70-79 che qui non c'è. Poi possiamo anche fare delle statistiche, ad esempio sulla tariffa pagata, e vediamo che la tariffa pagata sostanzialmente è compresa fra 10 e 100, facendo egualmente tutta questa bucketing, no? E poi possiamo vedere, queste sono tutte curiosità che mi sono fatto io, per vedere se c'è una differenza praticamente sulle tariffe pagate dalle donne, no? E quindi ho fatto poi tutto il calcolo, estraendo soltanto le FAIR delle donne, oppure sugli uomini, e poi in più ho provato proprio a vedere se invece la tariffa media è pagata per classe di età, e quindi si vede che praticamente i bambini pagavano in media abbastanza poco, e anche praticamente i vecchi, quindi tra i 70 e i 79 anni, anzi addirittura quasi quasi i vecchi pagavano in media di meno. Il senso di questo notebook è semplicemente quello che noi possiamo divertirci, o comunque possiamo studiare come sono disposte, e possiamo fare delle verifiche direttamente di alcune tesi che possiamo eventualmente ipotizzare, indipendentemente da quello che hanno fatto i giornali, hanno fatto i libri, perché potrebbe venirci in mente qualche modo di distribuire i dati che possono evidenziare certe informazioni abbastanza importanti. Allora, questo è, diciamo, un secondo esempio di uso di Colab, e ne faremo probabilmente anche degli altri. Se non è chiaro il senso di queste CAT, Value Counts, e il Group By, che raggruppa praticamente per bucket di età, e all'interno di questo bucket di età cerca di ottenere praticamente il valore della tariffa pagata. È tutto. Buonasera.